Caro Massimo, ho ricevuto la tua lettera. Come sempre vai controcorrente. Nell'epoca dei computer e dei messaggi virtuali te ne vieni fuori con un banale pezzo di carta. Scherzi a parte, hai proprio fatto bene. Leggere la tua scrittura arcuata e irregolare, toccare il foglio che hai toccato tu, mi ha dato la sensazione della tua presenza fisica. Mi chiedi dei cavatori. Taglio corto e rispondo che è inutile parlarne. Semplicemente non esistono più. Svaniti. Via. Ricordi il cavallo di Troia? Uguale. Abbiamo aperto le braccia ad un progresso che nella pancia portava questa tecnologia che avanza spietatamente e di cui alla fine pagheremo tutti il conto. O forse credi che i cavatori non ci siano più perché inevitabilmente nulla resiste al tempo. Allora, cosa vuoi che ti racconti? Sarà meglio che ti parli dei miei monti. Dopo l'inverno e la neve, che ridà loro la verginità perduta, è il tempo delle fioriture, dell'aria fresca e pulita. Ritorna la stagione dei colori, che il grande prestigiatore si diverte a manipolare per stupirci. A salire si fa una fatica bestiale. Non è un caso che certi sentieri li chiamino mulattiere. Si suda, caro mio, e il passo diventa sempre più pesante al punto che vorresti abbandonarti a terra e lasciarti lì. Eppure qualcosa ti spinge a salire e più sali, più ti senti leggero, finché la salita si trasforma in ascesi. Parole grosse? Forse. So che ti piace fare nuove esperienze e allora ti tento. Così spero che mi chiederai di accompagnarti quassù. Dall'alto potrai scorgere la capraia e la gorgona, persino l'elba e anche la corsica, e girandoti verso l'occidente, potrai spingere lo sguardo fino al Monviso, ma sempre vedrai il mare, che a volte è d'argento, altre volte è d'oro, e vedrai le navi che lo percorrono, sicuramente piene dei marmi rubati alle apuane, queste montagne nate dal mare e che per mare se ne vanno e non torneranno più. Immagino che su questo stesso mare siano arrivati i Liguri Apuani, i miei progenitori, discendenti diretti dell'uomo di Cromagnoli. Vedi che non siamo solo minuscoli spermatozoi, polvere nell'universo? C'è una storia dietro di noi e un fine davanti a noi, ma di filosofie discuteremo in altre occasioni. I nostri padri arrivarono qui e non partirono più. Chissà se anche loro, come noi, rimanevano incantati a guardare certi tramonti quando l'emozione aiuta a dipanare i pensieri più profondi e a capire che in quel sole che cade c'è tutto il senso della vita. Questi monti li trovo poco adatti alle conquiste sportive, anche se ci sono liscioni da brivido e pareti che fanno paura. Li vedo piuttosto come libri sui quali il mio popolo ha inciso la sua storia. Li vedo come un luogo ideale per capire chi siamo noi apui. Ovunque trovi segnali di una millenaria presenza, per questi sentieri hanno camminato Generazioni di pastori, di cavatori che passo su passo li hanno sagomati fino a lasciarci un solco, un solco tanto marcato che ci affondi e ti fa attraversare il tempo. Almeno è quello che succede a me quando mi estraneo e penso a mio padre. Allora mi pare di posare il piede dove lo posò lui e, credimi, provo una sensazione davvero strana, come se ci ricongiungessimo. I solchi sono profondi e misteriosi. Li percorri alla luce del sole, ma scendono spesso dentro di te, all'interno delle cose, come quelli che corrono sotto la superficie. Sono le vene d'acqua, le vene delle montagne, il nostro più grande tesoro. Il giorno che verrai, andremo anche nelle grotte, e se il tempo non basterà, ci accontenteremo di guardare il fiume. A volte mi ci confondo per ore fino ad ipnotizzarmi. Il fiume, la metafora della vita. Ma ti stavo parlando dei sentieri. Ce ne sono anche di costruiti a mano, sasso su sasso, scaglia su scaglia, opere ardite di ingegno sconosciuto, di lineare semplicità, come tutte le cose che resistono al tempo. Sono state per la mia gente le vie del pane, le vie del sale, le vie della libertà e della salvezza, le vie della sofferenza e purtroppo anche le vie del martirio. E non è vero che siamo nuvole che passano senza lasciare tracce. I nostri corpi svaniscono. Ma la storia, le esperienze, le cose ci tramandano. Altro che salire, qui arranchi e ti stupisci di come abbiano potuto i nostri vecchi, con uno zoccolo e una ciabatta, arrivare a tanto e ti domandi di quale tempra dovessero essere fatti quegli uomini che arrivavano qui, dove adesso noi giungiamo esausti per cominciare una giornata di lavoro che non era certo rilassante e ti chiedi se, a spingerli, fosse la loro tempra o la fame. Capisci ora perché dico che qui si cammina sulla storia? Capisci perché la mia gente si inchina davanti a Cristo, quello che ha salito come loro questa via crucis? Capisci perché qui il salire è pregare, che si va su per questi monti come in pellegrinaggio? E gli alberi? Guarda un po' gli alberi. Hanno radici impensabili, conficcate nella roccia e alla roccia si avvinghiano come un figlio spaventato al collo della madre, eppure svettano e sono possenti. Ce ne sono di solitari che sembrano sfidare la legge di gravità. Non sai se sono sentinelle o bambini mandati a scontare peccati sugli orridi. È chiaro che ciò che conta sono le radici. Se sai chi sei, anche il vento è un amico. E i rami diventano ali. Negli alberi così apparentemente precari ci scorgo gli apui. Ci ritrovo...